I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Via. Cade la neve su ponti, strade, fiumi e città. Scende la neve, quanto non si sa. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Oggi è giovedì 31 dicembre, cosa vuol dire? Ultimo giorno dell'anno e ultima esterazione dell'anno e vuol dire anche compleanno di Leo in arrivo e c'è proprio lui questa mattina. Ciao Leo, ben Ciao ritrovato. Arianna, buona giornata, A buona te. 31 dicembre a te qua in studio, buona 31 dicembre a Marco, soprattutto buona 31 dicembre a tutti voi che ancora una volta avete scelto di seguire Casalotto anche in questo giovedì mattina. E allora è un giovedì mattina speciale, particolare, ultimo giorno dell'anno e siamo in piena giornata d'estrazione. Come vi ho avvisato ieri, oggi le estrazioni saranno anticipate alle ore 18, perciò le raccolte verranno chiuse alle ore 17:30, quindi ce la possiamo ancora fare perché tra un impegno e l'altro possiamo trovare sempre 5-10 minuti per andare a giocare quell'ambo e quel terno che voi vorrete appunto per chiudere questo 2020 in bellezza. Perciò attenzione perché noi già ci siamo visti ieri con la diretta della sera e del pomeriggio e ci vediamo per l'ultima volta in questo 2020 anche in questo giovedì mattina. E allora, Arianna, io sarò veramente molto veloce perché vi voglio subito portare l'informazione del giorno, l'informazione del momento, ovvero il super terno del Vischio, il terno dell'ultima estrazione di ogni anno, e questo accade da 22 anni a questa parte, quindi valutatelo attentamente. È un terno secco, è il primo terno che voi ascolterete in questo fantastico portale. Abbiamo i due ambi secchi del mio compleanno, anche perché è chiaro, è una classica giocata. Io sono nato il primo di gennaio, il primo giorno dell'anno, e quindi è chiaro che sempre nell'ultima estrazione dell'anno precedente dobbiamo valutare quelli che sono i numeri del mio compleanno. Quindi saranno due ambi secchi. E per concludere, l'ambo e il terno di Capodanno, ovvero l'ambo e il terno di San Silvestro, in una sola chiamata. E allora io vado subito in redazione per dare a tutti voi la possibilità di avere questa piccola ma grande informazione. E allora andiamo di là, grazie. Bene, allora attenzione perché abbiamo il super portale 8934-9494. Lo sapete bene che io adoro questo portale perché vi permette veramente di ascoltare l'ambo, il terno che vi interessa, e così facendo risparmierete sul costo della telefonata. E allora attenzione perché volete solo il terno del Vischio, il terno del giorno. Questo è il terno del giorno, quindi è un po' il terno del giovedì sera. Noi l'abbiamo chiamato il terno del Vischio per comodità, quindi attenzione perché se volete solo questo, entrate, ascoltate il primo terno, i primi tre numeri secchi, chiudete la chiamata e già avrete risparmiato sul costo della telefonata. Quindi bello, no? Un terno secco e in più risparmio sulla telefonata. I numeri del mio compleanno saranno due soli ambi secchi e per concludere l'ambo e il terno di Capodanno. Vedete che sono delle informazioni
informazioni tecniche e statistiche proprio per questa estrazione. E allora fate le vostre all'8934-9494, tasto 3. È importante avere questa indicazione. Soprattutto potete anche scegliere appunto tra questi tre punti: vi piacciono o vorrete giocare i due ambi del mio compleanno? Beh, ascoltate questi due ambi secchi, chiudete la chiamata e già avrete risparmiato. E allora scegliete voi la vostra informazione all'8934-9494, tasto 3. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale libertà, aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Cosa fa? Lo sa già. Il Natale è libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale è libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa? Cosa fa? Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà un regalo di bontà. Il Natale cosa fa, cosa fa? Lo aspetta, lo sa già, lo sa già. In quel giorno ogni cosa cambierà, come oro splenderà. Il Natale libertà, è libertà. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno il cuore a spasso se ne andrà, tutto il mondo abbraccerà. Il Natale eccolo qua, eccolo qua. Chi lo aspetta lo sa già, lo sa già. In quel giorno a tutti quanti arriverà.
Molto bene, abbiamo iniziato questa diretta alla grande con questo fantastico portale perché vi dà tre punti importanti per l'estrazione di quest'oggi con il terno del vischio. Questo lo potete avere tutti voi anche perché è il primo terno secco, perciò come dovete fare se volete solo questo terno? Beh, semplicemente entrate, ascoltate i primi tre numeri secchi, chiudete la chiamata e già avrete risparmiato. Ci sono come seconda informazione i due ambi del sottoscritto del mio compleanno e terza ed ultima informazione, ambo eterno di Capodanno, ovvero ambo eterno di San Silvestro. Beh, attenzione perché è sempre un portale importante con le informazioni migliori proprio per quest'oggi. Arianna. Adesso abbiamo la prima notizia, andiamo a scoprirla insieme. Vi anticipo che i protagonisti sono Harry e Meghan, ancora una volta loro. Ancora una volta esatto. Allora, Harry d'Inghilterra e Meghan Markle si apprestano ad attraversare un'altra importante tappa nel loro percorso di allontanamento dalla Royal Family. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, il Sussex sarebbero attesi nelle prossime settimane a Londra per discutere il prolungamento per un altro della Megxit, dato che il periodo di transizione concesso dalla regina Elisabetta scadrà il 31 marzo. Sì, perché ad inizio 2020, quando il principe e l'ex attrice annunciarono le dimissioni da membri senior di casa Windsor, la sovrana concordò con loro che dopo 12 mesi avrebbe riesaminato la situazione della serie o dentro o fuori. Ma nel frattempo la coppia, in nome della propria indipendenza, ha rinunciato al titolo di altezza reale, ai doveri di corte, agli uffici in UK, ma pare ci sia qualcosa che vorrebbe conservare. Harry e Meghan proveranno a mantenere i patroncini reali, annuncia il tabloid. Ossia cercheranno di non perdere i loro ruoli all'interno di alcune organizzazioni legate alla Royal Family, ai quali sono molto molto affezionati. I vertici di Buckingham Palace saranno chiamati a decidere, valutando se la direzione presa dai Sussex, soprattutto in quella commerciale, non sia in conflitto con le regole della corona. Sul banco ci sono soprattutto gli accordi con Netflix, Spotify, che a palazzo potrebbero non essere ben visti. Stando alle ultime rivelazioni del biografo reale Andrew Morton, però il clima in casa Windsor si sarebbe rasserenato. Rispetto ad alcuni mesi fa, le acque si sono molto calmate. Ora Harry e Meghan cercheranno di trovare un accordo stabile per accontentare tutti quanti. Sicuramente ci saranno incontri virtuali su Zoom, ma poi sarà anche necessario avere un faccia a faccia, aggiunge l'esperto, che rivela inoltre i piani possibili futuri del principe in vista di alcune importanti celebrazioni, come il 95esimo compleanno della regina d'aprile, il 100esimo compleanno di Filippo a giugno. Ah, vedi? Inoltre a luglio ci sarà l'inaugurazione della statua del ricordo di Diana. Covid permettendo, Harry ha intenzione di partecipare a queste cerimonie, forse proprio insieme alla moglie e al figlio Archie, perché la vera sfida Sussex 2021 sarà dissolvere le tensioni familiari che si sono accumulate nell'ultimo anno. Esatto, chissà come si comporta la regina in tempi di Covid. Beh, penso che comunque segua veramente tutte quante le regole, però stavo notando una cosa, Arianna, Covid a parte, alla regina non gli scappa nulla, Più attenta di lei, guarda, non ce n'è. Attentissima e secondo me è veramente è una persona con un'intelligenza, con una lucidità veramente forte e di conseguenza solo lei poteva comunque ancora una volta plasmare quella tensione che si era creata durante questo 2020 per quanto riguarda le decisioni appunto del nipote e della moglie. Di conseguenza, beh, mi sembra che comunque lei sia anche disposta ad accettare determinate cose, determinate situazioni e penso che comunque lo faccia veramente per il bene del nipote. Credo anch'io. Ma Filippo ha già 100 anni. Eh sì, ne compie 100. Sì, Filippo ne compie 100. È un centenario. Caspita, è un centenario vero. È un centenario giovane.
è vero, mentre la regina ha 95, giusto? 95 anni e non sentirli, perché è proprio 95 anni e non sentirli. Poi, se non sbaglio, la regina Elisabetta festeggia più di una volta all'anno il suo compleanno, mi sa che farà due compleanni, tre compleanni in periodi diversi. Vabbè, chissà che festona faranno per Filippo, per i 100 anni. Infatti, beh, auguriamoci che comunque in aprile, quando Elisabetta farà gli anni, che sia finito tutto questo Covid, queste restrizioni, così potrà festeggiare in una maniera diversa o classica il suo compleanno, anche perché in questo 2020 sicuramente non l'avrà festeggiato bene. Eh no, assolutamente. Come tutti noi. Infatti. O quasi tutti, perché comunque da giugno a settembre, ottobre, molte persone hanno festeggiato il compleanno normalmente, in quanto si poteva fare. Certo, no? Io invece a novembre l'ho festeggiato. Io domani, quindi casa. Cosa tu farò? Domani? Niente. Ci chiamiamo con una videochiamata. Bene, sì, certo, e ti facciamo volentieri. Spegnere le candeline. Bene, bene, volentieri. La torta la faccio, comunque. Sì, certo, va bene. La faccio anch'io allora per noi, che così la mangio come se la mangiassimo insieme. Perfetto. Anche se non sarà mai buona come la tua. Di più con la tua, ma no, senz'altro. Bene, andiamo di là. Yes, andiamo di là, andiamo in redazione perché vi devo portare a grande richiesta l'ambo nel pagliaio, l'ultimo ambo nel pagliaio di questo 2020, ruota unica, ruota del lotto di Bari. Lo sapete che l'ambo nel pagliaio ha solo una ruota e ha bisogno di più condizioni di statistica, quindi la ruota del lotto di Bari attende questi due numeri secchi e si forma l'ambo nel pagliaio, quindi attenzione, solo un ambo, una ruota, e sulla formazione dei 90 numeri si formano 4.005 ambi, noi ne giochiamo uno e sarà l'ambo nel pagliaio. E sempre in questo portale, sempre in questo aggiornamento, avrete anche a conclusione 2020 per l'estrazione di oggi, ultima dell'anno, il terno segreto del sottoscritto. E allora io e Marco vi invitiamo a chiamare questo ultimo minuto live che ho aggiornato ieri pomeriggio in diretta per avere l'ultimo ambo di Marco e l'ultimo terno del sottoscritto, terno segreto. Andiamo di là in redazione, grazie. Bene, è l'89-22-77, fantastico portale, e io vi consiglio di entrare subito perché quando io e Marco presentiamo, parliamo di queste due informazioni, sappiamo bene che le linee vanno a ruba, e allora attenzione, sarebbe veramente bello concludere questo 2020 con l'uscita già stasera dell'ambo nel pagliaio alla ruota del lotto di Bari, un ambo secco, quindi è lui. È quell'ambo particolare perché è un ambo importante in quanto ne abbiamo scartati 4.004, gli ambi sui 90 numeri sono 4.005 e automaticamente con questa tecnica rimane un ambo in gioco. Quindi la ruota del lotto di Bari ha questo fantastico ambo secco. Per Bari e Venezia invece abbiamo l'ultimo terno segreto, un terno secco di tre numeri. Allora signori, attenzione, fate vostra questa informazione, questo ultimo minuto live è valido per oggi, ultima estrazione del 2020. Via con le vostre chiamate da rete fissa dai cellulari, qua avrete un ambo e un terno secco. La cravatta non la voglio, no, nel berretto verde col pompon. No, gli slip rossi porta fortuna, niente sciarpe, ne ho già più di una. Sempre mi tocca accettare il dono che tu mi vuoi fare. Sempre mi becco quel pacco, inutile, strano, bislacco. Quindi non ti offendere se quest'anno il dono scelgo da me, Natale fai da te. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia offrirà.
fortuna, molta felicità. Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Niente tazza per la tisana, niente calze pizzicose in lana, e non voglio il fermacarte strano, l'orologio che va troppo piano. Tic-tac, tic-tac, sempre mi arriva qualcosa, che poco al mio gusto si sposa, sempre mi devo cuccare quel che mi vuoi rifilare. Quindi non ti offendere se quest'anno il dono scelgo da me. Natale fai da te, questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Natale fai da te, Natale fai da te, questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. Natale fai da te, questo bel Natale nuovo cosa mi porterà? Tanta gioia, la fortuna, molta felicità. La cravatta non la voglio, no, nel berretto verde col pompon, no, gli slip rossi porta fortuna, niente sciarpe, ne ho già più di una, sempre mi tocca accettare il dono che tu mi vuoi fare. Sempre mi becco quel pacco, inutile, strano, bislacco. Allora, parliamo di Jennifer Aniston e della sua decorazione natalizia che ha fatto un po' discutere. E tra l'altro sono curiosa di vederla perché non ho visto il suo post e quindi vediamo un po'. Comunque, allora, lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno strano addobbo natalizio a tema Covid. Eccolo. Immediatamente la storia ha creato una bufera tra i fan dell'attrice che si sono divisi tra quelli che hanno preso le sue difese e coloro i quali invece l'hanno attaccata. La decorazione natalizia mostra un oggetto in legno dalla forma sferica che celebra la nostra prima pandemia del 2020. L'attrice non ha inserito alcuna frase e non ha fornito alcuna precisazione sul post. Ad intervenire relativamente a questo strano ornamento natalizio tema Covid, la cui foto appunto è stata pubblicata su Instagram, è stata Brittany Sutton, rivenditrice dell'oggetto fatto a mano. La donna ha precisato di aver messo in vendita l'oggetto su Etsy, direttamente dal negozio Rustic Rail, alla cifra di $5. Come riportato da Insider, questa storia ha decisamente coalizzato i followers dell'Aniston in due gruppi, ecco vedi, Our First Pandemic, accusandola di essere una persona insensibile. Altri invece ne hanno preso le difese. I primi hanno accusato l'Aniston di aver dimenticato i milioni di deceduti a causa della pandemia, di essere ricca e quindi automaticamente insensibile e di aver trattato il Covid alla stregua di uno dei più primi traguardi da segnare raggiunti da un neonato. In modo particolare,
un utente ha scritto: molte celebrità hanno dimostrato quanto siano menefreghiste relativamente a tutto ciò che accade nel mondo, ma nemmeno li sfiora, e che nemmeno le sfiora. Intere famiglie sono decedute e Jennifer Aniston ha il coraggio di pubblicare una foto del genere. In difesa dell'attrice invece si sono situate messe dalla sua tutte le persone che hanno sottolineato quanto la Aniston abbia pubblicato post empatici nei confronti dei malati, delle vittime. Secondo questi fan, la decorazione era soltanto uno scherzo o comunque non aveva alcun fine negativo. D'altronde, un utente ha affermato che la Aniston non è stata l'unica persona famosa ad esporre un ornamento del genere. Ma allora io uno scherzo non penso, perché non è che fa molto ridere. Secondo me l'ha voluto comprare come, diciamo, ricordo di quest'anno particolare. Poi c'è chi lo vuole ricordare, chi non lo vuole ricordare, ovviamente, ma d'altra parte ha fatto parte della nostra vita. Fa parte della nostra poi vita, è sul suo della albero nostra storia, che se lo tenga, certo. Lei, io non lo vorrei. Assolutamente, io non lo vorrei nemmeno io, anzi non vedo veramente l'ora e speriamo al più presto di non pensare più al Covid, di levare la mascherina, disinfettanti, eccetera, eccetera. Non voglio però più ricordarlo. Chiaro, non voglio nemmeno mai più ricordarlo questo bruttissimo 2020, ma è chiaro che comunque ogni persona è veramente libera di fare ciò che vuole, di ricordare ciò che vuole. Beh, nessuno ci impedisce di pensare, di ricordare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi per quanto riguarda i social, è chiaro che comunque se tu posti qualsiasi cosa sui social ci saranno persone d'accordo, persone non d'accordo, e allora se non si vogliono avere polemiche non bisognerebbe postare nulla e così nessuno sa niente. O no? Ma sì, guarda, i social sono così, non potrei mai mettere una foto che va bene a tutti, ma certo, quindi automaticamente ci saranno due fazioni, quella che ti ammira, quella che invece ti tartassa, quindi se si usano i social è così. Però ecco, questa cosa non ci ho visto niente di così brutto. Ma no, ma neanch'io assolutamente, perché come abbiamo detto, ognuno è poi libero di fare ciò che vuole. Io non l'avrei fatto, non avrei comprato, però comunque ognuno è veramente libero. Eh sì. Va bene. Amici animali, tra poco se riusciamo ne parleremo nell'appuntamento mattutino di oggi, ma come sapete stasera ultima estrazione dell'anno, la vivremo un pochettino prima del solito, quindi mi raccomando se andate a giocare presto, chiudono alle 17.30 Lio? 17.30 perché alle 18 inizierà l'estrazione, okay. Sì. Benissimo. Quindi ricordatevelo e andiamo di là con un altro consiglio. Yes, andiamo di là con l'ultimo 90 del 2020 in terno secco, un solo terno secco, Genova-Torino, due ruote diametrali molto importanti e sempre nello stesso portale, perciò con la stessa chiamata, avrete anche lo speciale numeretto 9. Allora attenzione, perché ne abbiamo già parlato anche ieri, anche lunedì, di questo numeretto 9. Il numeretto 9, come avete visto, è un numero un attimino in ritardo, ma questo ci sta, anche perché nel modo operandis di queste lunghe estrazioni unicamente alla sede di Roma, dal 17 di novembre avete visto spesso e volentieri il ripetersi di più numeri, di ambi e di terni, e questa situazione era una situazione inevitabile. A parte le prime quattro ruote, molte altre ruote hanno avuto delle ripetizioni anche alle volte assurde, ma tutto si è stabilizzato, anche perché lo sapete bene che la statistica occorre e vuole sempre delle estrazioni di rodaggio. Numeretto 9, allora attenzione, perché questo numeretto 9 è veramente importante e deve toccare diverse ruote. Io e Marco abbiamo una condizione molto forte per il 9, ovvero questa condizione è una conferma palese del numeretto 9 e abbiamo prodotto unicamente un ambo e un terno. Allora io vado in redazione, perché questa è un'informazione veramente molto importante, informazione del 9 e del 90. Andiamo di là, grazie. Yeah!
Bene, 895-095, ripeto 895-095, e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere il super terno con il 90, un terno secco Genova-Torino. Attenzione, perché questo terno secco è veramente un ottimo terno, quindi valutatelo attentamente proprio in ambo e interno per l'estrazione di quest'oggi. Numeretto 9, beh, ha trovato posizione alla ruota di Firenze e Napoli, il numeretto 9 avrà unicamente un ambo e un terno. Signori, l'895-095 è a vostra disposizione, darete fissa dai cellulari, e questa è l'ultima chiamata del 2020 con i migliori numeri del 990. Via con le vostre chiamate, è importante avere questa ultima informazione perché tra qualche ora ci sarà l'estrazione del giovedì sera, ultima estrazione dell'anno. Natale, caramella, Natale, cioccolato, la zuppa è sempre quella del Natale zuccherato. Quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco, quello che manca è un Natale manco. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Natale scintilloso, Natale brillantante, Natale sempre quello molto poco entusiasmante. Quello che manca è un Natale punk, quello che manca è un Natale punk, quello che manca è un Natale punk, quello che manca è un Natale punk. Danza con le botte e le catene, questo sì che ti fa stare bene. Scuoti quella cresta colorata, vivi tuo Natale alla giornata. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, oh yeah. Molto bene, siamo veramente agli sgoccioli, poi anch'io vi dovrò salutare e dare i miei auguri di buon anno, ma ora abbiamo veramente l'ultima possibilità per l'estrazione di quest'oggi tramite il portale 89 22 77. Beh, fantastico questo portale, vi permetterà di avere l'ambo nel pagliaio alla ruota del lotto di Bari. Allora io ringrazio Marco perché ha prodotto proprio lui l'ambo nel pagliaio, una ruota Bari, un ambo secco e il mio terno segreto Bari-Venezia. E allora signori, fate vostra questa informazione perché queste due informazioni sono due informazioni storiche di Lio e di Marco. E allora via con le vostre chiamate per questo ultimo minuto live, è importante avere questo ambo e questo terno secco. La neve. Su ponti, strade, fiumi, città scende la neve, per quanto non si sa. Vola la neve, dove
dove si poserà. Cade la neve, farfalle della felicità. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Ride la neve nel cielo scuro della sera. Gioca la neve, freschissima e leggera. Fiocca la neve sulle speranze, sopra i destini. Danza la neve sui sogni dei bambini. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Passa la neve, cristalli bianchi fra le mie dita. Danza la neve, Natale dura tutta la vita. Scende la neve, si posa sopra il ramo di un pino. Natale nasce quando nasce un bambino. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, che bianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che bianca questo Natale. Il mondo splende di luce speciale, luce che bianca questo Natale. Su ponti, strade, fiumi, città scende la neve, per quanto non si sa. Vola la neve, dove si poserà. Cade la neve, farfalle della felicità. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Ride la neve nel cielo scuro della sera. Gioca la neve, freschissima e leggera. Fiocca la neve sulle speranze, sopra i destini. Danza la neve sui sogni dei bambini. Il mondo splende di luce speciale, luce che imbianca questo Natale. Passa la neve, cristalli bianchi fra le mie dita. A vedere l'ultima notizia, la vedremo magari nei prossimi giorni. Intanto grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è come sempre 14:30, sempre qui su 7 Gold insieme a noi di Casalotto. Ciao Lio.
Ciao Arianna, allora io inizio a ringraziare te in studio, ringrazio Marco, ringrazio il producer Federico, i ragazzi della regia, ringrazio tutti voi per aver seguito Casalotto, vi auguro veramente uno splendido 2021, quindi buona fine, miglior inizio, e alle ore 14.30 ripartirà Casalotto, in questo caso con Marco. Grazie, auguri, ciao ciao!